Marco Celestino, qual è il tuo giudizio per oggi? Quindi siamo a pochi istanti dalla partenza. Ma innanzitutto veramente sono molto teso ma felice, perché quest'anno siamo riusciti ad arrivare a 600 e penso anche più partenti, quindi è una soddisfazione enorme. Ringrazio tutte le persone che mi stanno aiutando da ormai da una settimana a questa parte, tutta l'Andorra Race, veramente siamo i numeri uno. Senti, quindi grandi nomi, grandi numeri, ovviamente, ma soprattutto grandi nomi. Ci sono atleti internazionali, il tuo commento su questo, come te lo spieghi? Sì, abbiamo in asse di partenza uno svizzero di spessore, Florian Vogel, quindi ha dato ancora più risalto a questa manifestazione. Oltre lui c'è Tiberi, c'è Bertolini Gioele, ci sono molte ragazze che adesso nella confusione non mi vengono neanche più i nomi. Comunque, niente, ringrazio anche gli Elite che hanno rispettato, onorato con la loro presenza la mia manifestazione. Senti, un'ultima domanda di tipo tecnico. Tu che hai ovviamente accumulato un'esperienza oramai di pluridecennale, secondo te dove si farà la corsa? Ma sicuramente la partenza è sempre la fase più importante in queste gare a breve durata. Sono solo 39 km, solo perché gli Elite sono abituati a far molto di più. Quindi la prima scrematura ci sarà sulla prima salita, ma la seconda, quella del metanodotto, sarà quella decisiva.